Ciao a tutti e bentornati nella nostra rubrica Tessilan Condivision. Anche quest'oggi scopriremo insieme le tre protagoniste e i loro rispettivi progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, in particolare nella settimana dall'8 al 14 giugno. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il primo progetto. Il primo progetto che vedremo quest'oggi è quello di Chiara Vicari, che ripropone un tutorial della nostra amatissima Fata Tuttofare. In particolare quest'oggi stiamo parlando della blusa Barbados, un progetto che devo dire avete riproposto davvero in tantissime e ne capisco senz'altro il motivo, perché comunque parliamo di un capo versatile, comodo, fresco, che però comunque permette di mettere risalto la propria femminilità, e Chiara Vicari ne ha data una sua particolare versione, quindi preso spunto dal tutorial. E vogliamo ricordarvi che uno degli scopi di questa rubrica infatti è proprio questo, quello di dare degli spunti, delle idee, che è un po' quello che fanno le nostre youtubers, appunto, darvi dei progetti e poi far sì che voi possiate riproporli allo stesso identico modo oppure darne una vostra particolare versione. E Chiara Vicari infatti ha fatto proprio questo, ha realizzato sì la blusa Barbados ed ha utilizzato anche lo stesso filato, però l'ho adattato un po' di più alla sua persona, infatti ha allungato un po' di più la parte superiore. Ma adesso vediamo un po' nel dettaglio il filato utilizzato e scopriamone qualcosa in più. Il filato utilizzato per questo progetto è ovviamente, come avrete già capito, il Visco King. La Fata per realizzarlo ha utilizzato circa 260 grammi di filato, quindi regolatevi in base al taglio che volete dargli voi e comunque ovviamente in base alla vostra taglia. L'uncinetto invece è lo stesso sia per la Fata che per Chiara Vicari, vale a dire il 3,5. Analizziamo un po' nel dettaglio questo meraviglioso filato che devo dire è stato davvero tanto riprodotto, e vi ricordiamo è un filato esclusivo Tessiland, nel senso che lo produciamo solo noi, quindi insomma potete trovarlo solo nel nostro catalogo. E diciamo qualcosa in più, è un filato che vi permette di realizzare capi glamour ma anche sportivi, capi chic e anche eleganti, insomma davvero molto versatile, che è fresco, leggero, anche abbastanza sottile, ma che allo stesso tempo, proprio grazie alle sue tonalità, vi permette comunque di realizzare capi anche abbastanza coprenti. E lo possiamo vedere in due versioni, una un po' più lucida e una un po' più opaca. Questa un po' più lucida è dovuta al fatto che comunque la composizione sia cotone, viscosa e acrilico, e parliamo in particolare della tonalità Barbados e Dominica. Invece queste altre due un po' più opache sono invece il Guadalupe e il Martinica, che invece sono in cotone, viscosa e lino. Quindi ecco, è perfetto davvero per qualsiasi capo voi vogliate realizzare. Dovete solo acquistarlo e dare spazio, insomma, alla vostra fantasia o appunto seguire, come ha fatto Chiara Vicari, un tutorial delle nostre youtubers. Il secondo progetto, come probabilmente ormai già saprete, ci aiuta a trattare di un quesito o comunque di un consiglio richiesto all'interno del nostro servizio di assistenza. E quest'oggi vogliamo parlare in particolare del problema colore, varie colorazioni all'interno di uno stesso capo, se perde colore poi magari influenza anche gli altri, insomma ecco, darvi qualche consiglio a proposito. E vogliamo prendere spunto da un progetto di Luisa Pradetto. Come potete vedere, Luisa ha realizzato questo bellissimo pagliaccetto con tre colorazioni diverse di Amanda. Ha preso spunto da un tutorial su YouTube, ovviamente poi se vorrete saperne di più potrete commentare qui sotto il video e insomma tutti insieme, così avremo modo di imparare qualcosa in più. Come dicevamo, appunto, ha preso spunto da questo tutorial e ha detto che è stato davvero molto molto semplice, ecco, seguirlo, in quanto la lavorazione
non richiede delle non ha, diciamo, delle particolari difficoltà, e lo ha lavorato appunto con l'uncinetto 1,75. Abbiamo detto che il filato utilizzato è l'Amanda, queste sono bene o male le tre varianti di colore che ha utilizzato Luisa. L'Amanda, come insomma già sappiamo, fa parte della famiglia dei fili di Scozia, è un 100% cotone ritorto, morbido e brillante, e magari a differenza del cotone tradizionale ha una maggiore capacità di assorbire la traspirazione naturale del corpo e anche di disperderla in una maniera migliore, ecco. E oltretutto parliamo di un cotone davvero molto molto fresco, ecco, e che non si ritira e si mantiene a lungo integro. Oltretutto poi quest'oggi vi facciamo vedere dal vivo anche la nuova versione, quindi quella da 250 grammi che tutti i nostri filati di Scozia hanno in bianco ed ecru. Adesso però veniamo ai consigli per far sì che insomma i vostri capi possano rimanere sempre così come li avete creati. Allora, partiamo dal presupposto che tutti i cotoni Tessiland ricevono un trattamento fissante che serve appunto per ridurre davvero al minimo la possibilità di perdita di colore. Ovviamente maggior cura viene data soprattutto quando utilizzate i colori che definiamo primari, quali ad esempio il rosso, il verde e il blu, in quanto per arrivare a quelle particolari tonalità servono maggiori passaggi di tintura e quindi ovviamente questo aumenta, seppur di poco, comunque il rischio. Adesso veniamo ai consigli pratici. Ovviamente, come sappiamo, quando parliamo di fibre naturali quali il cotone o la seta, le possibilità di perdita di colore al primo lavaggio sono maggiori, e quindi noi appunto vogliamo darvi dei consigli pratici e del tutto naturali per far sì che ciò insomma non accada. Ovviamente lasciando da parte i famosissimi fogli cattura colore che vengono spesso utilizzati anche in lavatrice, il primo consiglio che vi diamo è quello di utilizzare l'aceto bianco. Vale a dire, prendete una bacinella con all'interno 2-3 litri di acqua fredda. Aggiungetevi uno o due bicchieri di aceto bianco e mettete quindi poi, immergete totalmente il capo. Qualora dovesse comunque rimanere un po' a galla, potete anche apporvi un peso e lo lasciate così per circa 2-3 ore. Successivamente lo tirate fuori appunto dalla bacinella e lo risciacquate in abbondante acqua fredda utilizzando un sapone delicato. Il secondo consiglio invece riguarda il sale grosso. Vale a dire, prendete la stessa bacinella con i 2-3 litri di acqua fredda e questa volta però aggiungete 3 cucchiai di sale grosso e mettete anche questa volta il capo con all'interno magari un peso per far sì che venga totalmente coperto e lo lasciate così per circa 30 minuti. Successivamente appunto lo risciacquate con un sapone delicato. Perché specifichiamo l'acqua fredda? Perché il calore tende ovviamente a far sì che le fibre naturali si ammorbidiscano e che quindi di conseguenza anche il colore possa un po' disperdersi. Ecco perché invece suggeriamo appunto l'acqua fredda, e lo stesso vale anche per l'asciugatrice. Non la sconsigliamo soprattutto all'inizio, perché appunto per la stessa funzione per il quale abbiamo detto prima del calore, che quindi può ammorbidire e far disperdere ancora di più i colori, con l'asciugatrice oltretutto le macchie verrebbero fissate maggiormente. Quindi insomma prendete le dovute precauzioni e realizzate in tutta tranquillità i capi che più vi piacciono e soprattutto con i colori che più vi piacciono. Ma siamo giunti al terzo spazio, vale a dire a quello dedicato al progetto che ha ottenuto più like durante la settimana analizzata.
E in questo caso la vincitrice è Vera Dal Mare, che con il suo video dedicato alla mattonella ha ottenuto davvero tantissimi click. Allora, Vera ci ha raccontato che è sempre alla ricerca di progetti particolari e unici e che reputa anche la lavorazione di questa mattonella un po' complicato, anche se lei non ha trovato grandissime difficoltà, ecco. La mattonella che ha realizzato la suggerisce per realizzare delle copertine e dice che rende benissimo in lana, ma ancor di più in cotone. La misura è 22 x 22 cm e ha utilizzato circa 35 grammi di, appunto, Iggy, come probabilmente avrete già capito, e suggerisce oltretutto l'utilizzo dell'Iggy e non dell'Iggy Lux, in quanto ritiene che magari il Lurex potrebbe in un certo senso complicare un po' la lavorazione. Il tutto con l'uncinetto numero 3. Abbiamo già parlato nelle precedenti puntate sia dell'Iggy che dell'Iggy Lux e oggi infatti vogliamo invece concentrarci, diciamo, di più sui colori e magari darvi anche un'idea sulle varie tonalità da abbinare. A proposito di colori, questa settimana ha riscosso davvero un gran successo la storia pubblicata sul nostro profilo Instagram, Tessiland appunto, che riguardava un sondaggio tra i colori più intensi e quelli più delicati. E siccome ci sono arrivate tante richieste e consigli a tal proposito, abbiamo pensato di dare una sorta di linea guida. Quindi suggerire per le bionde con una carnagione un po' più chiara i toni un po' più freddi e più tendenti al pastello. Per le more e con una carnagione un po' più scura ben vengano i toni un po' più intensi e decisi. Per le rosse invece il blu, il marrone e il verde. Poi ci sono le nuance che in un certo senso potremmo definire passepartout. Il primo fra tutti ovviamente il bianco. Il bianco che con le sue sfumature sta bene davvero su tutti e oltretutto possiamo utilizzarlo in qualsiasi stagione, va bene tanto in inverno quanto in estate. Ben vengano anche il beige, il cipria e il rosa che davvero ci danno un'aria magari anche un po' più delicata e che stanno bene su tutti. Altro colore è senz'altro il nero, che però comporta qualche limitazione in più, in quanto ovviamente essendo un colore particolarmente deciso e intenso, se accostato ad altri colori magari più accesi, ecco, il contrasto potrebbe risultare a qualcuno insomma un po' più eccessivo. Ovviamente questa però è solo una linea guida, come abbiamo detto prima, però molto generica, che vi suggeriamo. Poi ovviamente dovete essere liberissime di utilizzare il colore che più vi piace, che più vi dona, anche in base magari al mood della giornata e che vi faccia sentire più a vostro agio con voi stesse. E l'Iggy, senz'altro, con la sua vastissima gamma di colori, vi consente di farlo, quindi non vi resta altro che riscoprirli e creare ciò che più vi piace con i toni che più vi donano. E siamo giunti al quarto spazio, quindi quello dedicato agli approfondimenti e alle novità. E quest'oggi vogliamo parlarvi proprio di un nuovo articolo. Guardiamo prima però il video. Ecco, come avete potuto vedere, quest'oggi parleremo dell'Ecologic. Dopo il grande successo dell'Ecodonni, quindi di questo 100% cotone riciclato, Tessiland, che è sempre così sensibile vicino all'ambiente, ha pensato di darne una versione anche invernale. E ne è venuto fuori questo meraviglioso filato che è appunto l'Ecologic. Parliamo di un 88% acrilico e il resto tutte fibre naturali, ottenuto dal riciclo dei ritagli dei capi di abbigliamento, e proprio per questo motivo ciò consente di far sì che ogni gomitolo abbia delle sfumature davvero particolari e che non abbia quindi delle tinte, insomma, ecco, magari fatti invece con altri prodotti chimici.
Parliamo di nuovo dei colori. Adesso ne potrete vedere queste 5 varianti, ma ci auguriamo e abbiamo buone possibilità di pensare che sarà così tanto amato da volerne riproporre anche altre versioni. Questo gomitolo, credetemi, è davvero morbidissimo e oltretutto non punge, che sappiamo bene essere una questione particolarmente delicata. Analizziamole adesso nel dettaglio un po' tutti e 5. Questo è il primo, è l'ossidiana, che vediamo nei toni del verde melangiati con il grigio e il moro. Quest'altro invece che vediamo qui è il drusa, che vediamo con i toni del grigio con melangiature sui toni del glicine. Poi abbiamo questo, che è il dacite, dove vediamo i toni del mosto con melangiature del bordeaux e del vino, davvero meraviglioso. Ancora abbiamo l'ardesia, dove invece vediamo i toni del grigio con melangiature di beige e lilla, e infine l'agata, che riscontra i toni del beige con melangiature muschio e grigio. Sono davvero 5 colori meravigliosi, con dei toni, possiamo definirli polverosi, ecco perché abbiamo pensato di dare ad ognuno di loro il nome di una roccia minerale. Quindi ecco, non vi resta che acquistarlo e realizzare anche voi il vostro capo unico, proprio come l'Ecologic. Anche quest'oggi siamo giunti alla conclusione della puntata. Non prima però di avervi ricordato, qualora non l'aveste già visto, che è tornata finalmente la raffia dopo tanto tempo, in tutte le sue varianti di colore. Lo so, eccezion fatta per la corda, ma credetemi, ci stiamo organizzando e tornerà davvero molto presto. Oltretutto stiamo anche pensando di farvi una sorpresa, ma adesso non posso dirvi ancora nulla. Comunque la raffia è uno di quei prodotti che, insieme a molti altri che potete trovare all'interno del nostro catalogo Tessiland, è destinato alle amanti dell'uncinetto, ma non solo. Infatti con la raffia è possibile realizzare certamente borse, cappelli, cestini, vassoi, ben vengano anche i sottopiatti o i poggiapentola, ma potete utilizzarla anche voi che non siete proprio espertissime dell'uncinetto, utilizzandola magari per chiudere per confezionare un pacchettino regalo, oppure per decorare la vostra tavola o la vostra casa, magari dare un tocco country chic o dare nuova vita magari a oggetti che non utilizzate più. Insomma, valutate, ecco. Detto questo, io vi ringrazio senz'altro per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo sempre che sotto il video ci sono i link di tutti i prodotti che avete visto e che potete sempre commentare, perché mi fa davvero piacere rispondere ad ognuna di voi. Detto questo, ci vediamo quindi alla prossima puntata e vi saluto. Ciao!